Continuiamo oggi la diretta con uno studio biblico che è da tempo desideravamo studiare, il capitolo 38 di Ezechiele, però per capire bene questi messaggi che adesso entriamo nel tempo della fine, studiare scrittura per scrittura questo capitolo, per capirlo bene con dettagli ci vuole un po' di tempo, quindi oggi facciamo solo una parte di Ezechiele 38, diciamo la prima parte. Andiamo al tempo della fine, Ezechiele 38. Fratelli, aprite le Bibbie e pronti a studiare. Andiamo? Amen. Pronti, fratelli? Grazie, Gesù. Ezechiele 38 e 39 e sono in realtà un capitolo unico. È lo stesso passaggio, la stessa profezia. La profezia è lunghissima, sono due capitoli lunghi. E tratta della invasione di Israele da parte dell'anticristo, che qui viene chiamato Gog. E dice che Gog proviene da Magog, che nei migliori dizionari mondiali Magog viene presentato come la Russia. Ora, questa profezia dà tutti i dettagli di quello che succederà. Parla dell'invasione di Israele da parte della Russia, degli islamici, e da proprio le nazioni, nomina le nazioni islamiche che seguiranno la Russia per invadere Israele. Quindi ne abbiamo già parlato di questo tante volte, però non l'abbiamo mai studiato scrittura per scrittura. Sì, Adesso sì, lo sì. faremo. Abbiamo studiato l'Apocalisse scrittura per scrittura, però questo capitolo, questi due capitoli che sono basilari nel tempo della fine, praticamente, e mostra Armageddon. Insieme a Gioele capitolo 2, questi due capitoli mostrano Armageddon nei dettagli. Andiamo? Sì, Ezechiele 38. Amen. Signore, aiutaci, Signore, che sia solo la tua parola, Signore, Amen, nel nome di grazie Gesù Gesù. Cristo, che possiamo, Signore, che ciascuno di noi, la nostra chiesa, fratelli sparsi in tutto il mondo, possano usare queste profezie, questa verità per nutrire le pecore che ignorano, Signore, e che non hanno pastori che li guidano a mostrargli queste cose, le brancolano nel buio, Signore. Grazie, Signore. Allora, ho ricevuto una parola del Signore di presentazione su questo messaggio. Dice il Signore: vengono i giorni quando io permetterò al mio nemico Gog, la bestia, di invadere la mia terra Israele. Questo non avverrà per volontà sua, ma per mia volontà. Io purificherò Israele, la umilierò anche per mano di Gog, e lei conoscerà che il mio nome è Gesù Cristo, che lei ha disprezzato. Amen. Ezechiele 38, verso 1. La parola del Signore mi fu rivolta dicendo: Figlio d'uomo, volgi la tua faccia verso Gog del paese di Magog, principe di Rosh, Meshech e Tubal, e profetizza contro di lui. Ora, in internet, se vi capita di vedere, c'è una confusione, un caos totale, che chi predica una cosa, chi predica un'altra, chi dice che Magog è la Turchia, chi dice qualcos'altro, chi dice che le 10 corna della bestia sono 10 nazioni islamiche. Però, tutte queste interpretazioni hanno un denominatore comune. E qual è, Angela? Non hanno scritture? Non hanno scrittura. Sono interpretazioni, opinioni, come che Dio è un pentecostale e per l'altro invece cattolico. Sono opinioni. Però non ci sono delle scritture che dicono chi è Magog. Ci possiamo arrivare, diciamo, ci possiamo arrivare con la situazione politica mondiale presente, uno, e due, con le enciclopedie e dizionari biblici, i migliori che ci sono, che dicono che Magog è la Russia. Ok. Va bene? Anche Giuseppe Flavio, credo in italiano, Chi è? lui disse che Magog erano i popoli, gli sciiti. Gli sciiti, in inglese the Scythian, erano i popoli che vivevano a nord del Mar Nero, dove c'è Ucraina, Romania, Bulgaria. Ci hanno scritto alcuni fratelli sciiti. Come? Abbiamo ricevuto messaggi da fratelli sciiti che vivono in altri paesi Sì, adesso. lì erano gli sciiti, diciamo,
vivevano a nord del Mar Nero e anche del Mar Caspio, cioè praticamente quello che oggi è conosciuto come Crimea, il sud della Russia, Kazakhstan, e anche Kazakhstan faceva parte dell'impero sovietico, quindi faceva parte di Magog, altro posto potenziale che da dove può venire l'anticristo. In Kazakhstan sappiamo che da pochi anni hanno fondato la capitale, l'hanno chiamato Astana, e tutto è anticristo in questa città, in questa nazione c'è tutti i simboli satanici anticristo esistenti da tutte le parti, e l'hanno nominata Astana questa città, e Astana è anagrammato, vuol dire Satana praticamente, quindi lì da Kazakhstan può venire Gog, è uno dei posti potenziali. Allora, Magog, se ho capito bene, è il sud della Russia o i paesi che si trovano al sud della Russia? No. Magog era quello che oggi è sud della Russia, però essendo allora quello che adesso è sud della Russia, oggi si dice Russia. Capisci? Quindi Magog era nel sud della Russia, ma oggi la Russia si è allargata. Perché a quei tempi non andavano a pionirizzare, a colonizzare la Siberia, non gli interessava. E allora colonizzavano le zone temperate, appunto nord del Mar Nero e basta. Dove c'è la Crimea, che Putin si è appena ripreso. Va bene? Sì. Quindi quando dici Magog, nord del Mar Caspio, nord del Mar Nero, dici Russia, punto. Ok, tornando all'inizio del capitolo, dice: figlio d'uomo, volgi la tua faccia verso Gog. E cosa è Gog? Gog è... io ho trovato qui un riferimento enciclopedico, un dizionario biblico che è stato pubblicato dalla Oxford Bible Church, la chiesa biblica di Oxford, appendice numero 4, l'enciclopedia dice, legge, dov'è Magog? Questa enciclopedia spiega, qui c'è l'indirizzo www.oxfordbiblechurch.co.uk index, questo indirizzo sul web, pagina 540 appendix 4, titolo Where is Magog? Dov'è Magog? Allora, poi c'è anche la concordanza analitica Young, va bene, della Sacra Bibbia. Concordanza Young e insieme alla Strong sono le due concordanze enciclopedie bibliche più grandi del mondo inglese. Okay. Va bene? E sono le principali. Allora, Young, questa diciamo la numero uno del mondo insieme alla Strong, ed è, dice così, testuale, cito, he speaks of Magog as ancient Scythia, cioè gli Scythi, and Tatar, a name used to describe southern Russia in past century. Allora, praticamente questa enciclopedia biblica dice che la Bibbia parla di Magog, che è la zona antica degli Sciti, dice, o zona tartarica, un nome usato per descrivere il sud della Russia nei secoli passati. Dr. Young said, can you read, please? Dr. Young said the name Gog was derived from a phrase that meant a high mountain, and that the land of Magog in Ezekiel 38 referred to Scythia in the north of Asia. Allora, il dottor Young, quello che appunto scrisse, fece questa enciclopedia e anche il dizionario biblico, il dottor Young ha detto che il nome Gog derivava da una frase che, e qui risponde alla tua domanda, cosa vuol dire Gog? Derivava Gog da una frase che significava alta montagna, proveniente dalla terra di Magog, quindi alto monte da Magog, cioè come dire il dominante, il capo. In Ezechiele 38, continua l'enciclopedia, sto citando, si riferisce al Magog come gli Sciti del nord dell'Asia. Va bene? Cioè, quindi questo, in questo modo lo interpreta, questa enciclopedia biblica interpreta così Ezechiele 38, praticamente quello che dicevamo prima. Cioè le concordanze confermano che il sud della Russia è Magog. Esatto. E Magog era quello che oggi è sud della Russia, quindi possiamo dire Russia. Mm-hmm. Va bene. A posto, andiamo avanti con... Sì, chi è questo Gog?
Volgi la tua faccia verso Gog, sì, del paese di Magog. Dio dice al suo profeta Ezechiele, 2500 anni fa, volgi il tuo viso verso Gog della terra di Magog. Quindi spiritualmente, ora... che lo chiama anche principe di Rosh, sì, Meshach Lubav. Esatto, sì, quella è la zona sempre della zona del Mar Nero. Rosh Meshach Tubal. Meshach Tubal è la zona nord della Turchia, quindi che è sempre zona sovietica, zona che è ex sovietica, sempre Russia. E quindi dice, profetizza contro di lui. Quindi adesso Ezechiele profetizzerà contro di lui. E questo principe chi è? È Gog. E chi è? L'anticristo. Ah. È l'anticristo. E come lo sai che è l'anticristo? Perché adesso leggeremo. Ah, okay. E poi, appunto, io ancora non lo stavo dicendo perché voglio arrivare dove lo spiega. Comunque Gog è l'anticristo che proviene da Magog, Russia, da una delle zone della Russia di oggi o di ieri, comunque Russia. Va bene, allora andiamo avanti, verso 3. Verso 3. E di, così dice il Signore l'Eterno, ecco, io sono contro di te, o Gog, principe di Rosh, di Meshach e di Tubal. Ok, allora qua dice, andiamo al dizionario biblico King James. Allora, questo dizionario biblico dice che, vuoi leggere Easton's Bible Dictionary? Easton's Bible Dictionary is Rosh is rendered chief in the authorized version. Okay. It is left untranslated as a proper name in the revised version. Some have supposed that the Russians are here meant as one of the three Scythian tribes of whom Magog was the prince. All right, vabbè, leggi tutto. Topical Bible. Topical Bible, Rosh, Bible Hub. Jump to Concordance. Jump to Concordance, Bible Concordance, Rosh, five occurrences, Genesis 46:21, the sons of Benjamin, Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman. Ehi, Rush, Mopin, Hupin, oh, and Ard. Ok, anyway. Che nomi qua. Ok, qui è tutta una lista di Bibbie, ci sono 6-7 Bibbie che danno queste scritture e combaciano, collimano. E, ok, cosa sta dicendo qui? Che in Ezechiele 38, 2, 3, 39 e 1, qui parla anche, in questi due capitoli, parla anche di Rush. Certe Bibbie citano Rush, certe Bibbie non lo citano. Allora, queste Bibbie, gli insegnanti di queste enciclopedie dicono che Rosh citato in queste Bibbie vuol dire Russia. Mm-hmm. Poche parole. Va bene? Accorciamo la lunga storia. Sì. Basta, quindi queste enciclopedie confermano che questa parola Rosh, va bene? Ezechiele 38:3. Dice, così dice il Signore l'Eterno, io sono contro di te, Gog, principe di Rosh. Allora, questa è la Bibbia nuova di Adati. Altre Bibbie non ce l'hanno, Rosh. Mm-hmm. Quindi, perché non è che tutte sono state tradotte nel modo... Allora, conclusione, Rosh, Meshach e Tubal, dove si trovano? E Meshach e Tubal sono a nord della Turchia, ex parte della Russia. Okay. Oggi sono Georgia... la Cecenia è ancora parte di lì. Sarebbe la Georgia, quella zona lì. A nord della Turchia, uh-huh, quindi zona russa, zona Magog, e quindi lui è principe di quella zona, però è anche di principe di Rosh, che è Russia, uh-huh, okay, quindi può venire da qualunque parte questo qua, va bene? Quindi cerchiamo di non essere dogmatici, troppo, restringere troppo. Verso 4. Ezechiele 38:4. Io ti farò tornare indietro, metterò uncini nelle tue mascelle e ti farò uscire con tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti vestiti splendidamente, una grande moltitudine con grandi scudi e piccoli, tutti maneggianti la spada. Benissimo, quindi in questa enciclopedia abbiamo visto che Gog viene da Magog, che non è Turchia. Perché su internet c'è un sacco di gente che stanno profetizzando il falso che Magog serve la Turchia. Non è la Turchia. Perché dicono che è la Turchia? Chiedigliela loro. Alcuni perché sono islamici. Ah. Quindi tutto ciò che è islamico contro Israele deve essere lì il male. Ah, okay. Perché la mentalità filo-israeliana, filo-ebraica oggi nel mondo cerca di volgere il pensiero mondiale contro l'Islam, però esagerano, cioè praticamente questa volta è sbagliato, Magog non è la Turchia, è la Russia. Ma è vero che la Turchia si comporta in modo abbastanza anticristo? Ma cosa c'entra con Magog però?
E loro ce la pioppano, questo deve essere Magog. Ah, no, okay. No, certo, al diavolo possiamo dargli, non potremo mai dare al diavolo troppe colpe, però cerchiamo di andare con le scritture. Sì, giusto. Allora, in questa scrittura, verso 4, tu hai letto, metterò uncini nelle tue mascelle. A chi sta parlando? Un bue, un asino, un animale, un bufalo. No, capito? Nel verso 3 dice il Signore, io sono contro di te, Gog. Sto parlando a Gog. Però come? A Gog gli metti gli uncini nelle mascelle? Per capire questo, cioè gli uncini sono per le bestie. Gog è appunto la bestia che esce dal mare, profetizzato in Apocalisse 13, leggiamolo. Va bene, 13.1, va bene. Apocalisse 13.1. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle 10 corna diademi e sulle teste nomi blasfemi. La bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Okay. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Ok, questo l'ho spiegato nel corso biblico, perché, perché orso, leopardo, questi sono gli imperi precedenti che il dragone, il diavolo, ha controllato il mondo attraverso questi regni, e lì potete vedere questi regni in Apocalisse, Daniele capitolo 7. Ci sono i regni, c'è il regno del leopardo, Grecia, orso, Medio Persia, leone, Babilonia, cioè tutti i regni che formano il corpo del dragone, perché sono regni attraverso i quali Satana ha governato il mondo. Allora, poi vede questa bestia che esce dall'acqua, va bene? E Apocalisse 17:15 dice che l'acqua rappresenta popoli, lingue, nazioni, culture. Quindi questa bestia esce dai popoli, come Hitler che è uscito dal popolo tedesco, così. E il dragone gli dà la sua potenza, il dragone chi è? Il dragone è Satana. Quindi Satana dà la sua potenza a questa bestia, va bene, che è l'anticristo. Che Ezechiele chiama Gog. Ecco, Ezechiele chiama Gog. E verso 6 l'ha letto? No, Apocalisse 13:6. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Ok, il tabernacolo vuol dire tenda, vuol dire tempio, va bene? Allora, bestemmiando contro il cielo, contro Dio e contro la tenda di Dio sulla terra. Qual è? Noi. Noi siamo il tempio di Dio. Bestemmia contro i cristiani, contro la donna, la sposa, la perseguita per 42 mesi, Apocalisse 12. Ecco perché bestemmia contro il tabernacolo. Il tabernacolo siamo io e te e tutti i credenti. Avanti, verso 5. Allora, nel verso 4, quando Dio parla a Gog e dice metterò uncini nelle tue mascelle... perché? Cos'è questa? Ho capito che Gog è la bestia, l'Apocalisse la presenta come la bestia, e quindi è un parallelo buono, però cosa significa metterò uncini nelle tue mascelle? Ecco, allora, uncini perché di una bestia si tratta, però perché mette gli uncini? Perché l'anticristo non vuole andare in Israele. Come non vuole andare? Non vuole andare perché sa che lì verrà distrutto Armageddon, lui lo sa. Però il diavolo sa benissimo che Armageddon sarà distrutto. Sì. E lui non ci vuole andare ad Armageddon. Però Dio metterà degli uncini, cioè dei pungoli. Sarà spinto ad andare. Quali saranno i pungoli? Forza, Angelo, l'ho detto una volta. Non lo so. Forza. Sono gli islamici. Ah. Io quello che vedo io che i pungoli, gli uncini nella bocca della bestia, l'anticristo, saranno gli islamici che lo diranno, guarda, se noi non andiamo a conquistare Israele, ti molliamo. A noi interessa Israele. E l'anticristo dice no, perché? Perché lì c'è Armageddon, ad Israele verrà Gesù e lo distrugge, lo butta nel lago di fuoco. Però ci va perché tanto dice che Gesù mi distrugge ad Armageddon, o che mi distrugge a Bruxelles, o a Mosca, o dov'è, distrutto sarò. E allora, capito, con gli uncini degli islamici che lo tirano, va in Israele, in una valle... vicino a Nazareth, la valle di Armageddon, e lì viene distrutto. E questi sono gli uncini. Ecco perché gli uncini. Dio obbligherà l'anticristo ad andare là. 5. Ezechiele 38:5. E con loro la Persia, l'Etiopia e Put, Libia, tutti con scudi ed elmi. Gomer e tutte le sue schiere. Allora, chi sono questi? Allora, questo è il seguito, la coalizione dei popoli che seguiranno l'anticristo. Chi sono? Qui ci dà proprio lo spaccato, ci dà la lista
nazione per nazione che seguiranno Gog, la bestia, l'anticristo. Allora, primo la Persia, come si chiama oggi la Persia? Iran. Allora, la Persia oggi si chiama l'Iran. Poi c'è l'Etiopia, c'è ancora. L'Etiopia allora raccoglieva, raggruppava tutte le nazioni a sud di Israele, lì a sud dell'Egitto. Quella era l'Etiopia. Adesso sono suddivise Eritrea, eccetera, Sudan. Quindi l'Etiopia sono queste nazioni che si uniranno all'anticristo. Poi c'è Put, che sarebbe la vecchia, vecchio nome della Libia. Tutti con scudi e elmi. Quando dice scudi ed elmi, allora non si poteva dire missili, carri armati, elicotteri, capito, portaerei, quello che è, navi, quello che avranno. No, e quindi scudi ed elmi vuol dire armamenti, in questo caso moderni. E poi verso 6 dice Gomer e tutte le sue schiere. Ok, quindi fino a qui è facile. Persia, Etiopia, Libia, facile. Però qui c'è Gomer. E qui c'è una cosa, e questo bisogna andare a scovare cos'è Gomer. E cos'è? Allora, andiamo di nuovo nel dizionari biblici, enciclopedie. Qui ce n'è una che si chiama Amazing Bible Timeline with World History e parla di Gomer, Sano, Jafet, Genesis 10:2. Allora. Gomer, figlio di Jafet, Genesis 10:2. Ecco, quindi cosa dice? Che Genesi 10:2 dice che Gomer era figlio di Jafet. Jafet era uno dei tre figli di Noè che sono sbarcati dall'arca e hanno colonizzato il mondo. Allora, e mentre Ham, vuol dire nero la parola Ham, ha colonizzato l'Africa e l'Egitto, ecco perché sono neri, okay. Ham era nero. Poi c'è Shem e sono tutte le nazioni orientali, Cina, Giappone, Indonesia e anche però, quindi Israele, sono Shem, quelli, diciamo a est di Israele sono tutti di Shem, i semiti cosiddetti, va bene? Anche gli arabi sono semiti, sai, però non sono gli ebrei. Allora, uno dei suoi figli era Gomer. Allora, dove è andato Gomer? Allora, nelle migliori cartine della colonizzazione biblica, Gomer è andato in Europa. Mostra questo. Va bene, infatti andiamo a questa enciclopedia biblica che si chiama Amazing Bible Timeline, World History, Storia Mondiale, dice, leggi, Gomer. Gomer, the eldest among Japheth's seven sons, was referred to as standing for the whole family by the Jewish encyclopedia. Keep going. And the Germans, from which the majority of the Western Europe nations, such as the French, Spanish and the Celtic people are descended, are said to have started from Gomer. Capito? Allora, Gomer chi era? Gomer, dice questa enciclopedia, dice che era il figliolo più grande di Jafet, dei sette figli di Jafet. Leggere Genesi 10 verso 2 e era stato soprannominato come l'uomo che rappresentava l'intera famiglia e questo è scritto nell'enciclopedia ebraica e poi aggiunge la citazione i tedeschi, i germanici dai quali vennero la maggioranza delle nazioni dell'Europa occidentale come Francia, Spagna, le nazioni celtiche eccetera e dicono che sono nati, che sono venuti di sono la discendenza di Gomer. Questa è l'enciclopedia. Va bene. Allora Gomer vuol dire Europa. Ah, ok. E cominciare con la nazione principale dell'Europa. Dalla quale nazione sono scese la maggioranza dei popoli europei, Scandinavia, eccetera. Mi ricordo quando ero in Polonia, c'era questa professoressa di storia, in una scuola che abbiamo evangelizzato, e parlavamo di storia, e la storia mi sembrava affascinato, e mi diceva noi discendiamo dai tedeschi, tutto dalla Germania è arrivato. Ok, compresi gli italiani, però con influenza del Nord Africa, quindi più scuri, d'accordo? E allora Gomer rappresenta l'Europa, principalmente la Germania. Va bene. Allora, in verso 5 e 6 di Ezechiele 38 vuol dire che Gog sarà... Dio metterà un cini nelle sue mascelle per farlo uscire con i suoi eserciti, seguito dall'Iran, Etiopia, Libia e Europa.
ed Europa, Gomer. Mm-hmm. E Gomer, Gomer, esatto. Okay, capito. Però c'è anche in Ezechiele 38:5b, dice un'altra, c'è un'altra nazione che lo segue. La seconda parte di 38:5? Sì. La casa di Togarma, le estreme parti del nord e tutte le sue schiere, molti popoli sono con te. Ok, quindi qui abbiamo due parti, Togarma e le estreme parti del nord. Allora, Togarma, che allora vediamo che allora qui c'è qui c'è un dizionario. Leggi il dizionario sotto per cortesia. IVP Bible Background Commentary, dizionario. The IVP Bible Background Commentary lists Meshech, Tubal and Togarma as sections or people in Asia Minor. Allora, attenzione. Questo dizionario dice che Togarma sono i popoli dell'Asia Minore, che oggi è conosciuto come Turchia. Turchia. Ciò che era Asia Minore allora oggi è Turchia. Mm-hmm. Quindi, se Ezechiele 38 ci dà due differenze, va bene, ci dà Magog, che la chiama Russia, e Togarma, che è Turchia, Magog non può essere in Turchia. Ci siamo fino a qui? Sì. Perché sennò il profeta non avrebbe dato due diverse definizioni. Mm-hmm. Avrebbe detto solo Magog. Mm-hmm. E invece no. Sì. Va bene. Allora, andiamo al verso 7. Verso 7. Preparati e sii pronto, tu con tutte le tue moltitudini radunate intorno a te, e sii per loro un guardiano. Quindi... Allora, abbiamo capito fino adesso tutte le nazioni che seguono Gog, cioè l'anticristo, che viene da Magog, dalla Russia, e che anche la Turchia, l'Europa e altre nazioni musulmane lo seguono. Questa è la coalizione di nazioni che invaderanno Israele, che seguiranno l'anticristo. Mm-hmm. Va bene. Le 10 nazioni europee daranno potere all'anticristo. Attenzione, c'è una differenza qui. Mm-hmm. Per conquistare il mondo. Apocalisse 17, dal 12 al 14, 10 nazioni danno potere alla bestia per conquistare il mondo e diventare la settima testa del dragone, settimo impero mondiale con le 10 corna sulla testa. D'accordo? Sì, sì, sì. Allora, che succede? Però, dopo che l'anticristo ha conquistato il mondo, ha distrutto Babilonia, l'America, è tutto finito, e io lo vedo qui, dopo il rapimento, va bene? Dopo 3 anni e mezzo, dopo il rapimento, siamo all'ira di Dio, va bene? Ecco che alla fine, lui entra in Israele, ok? A questo punto non è solo seguito da Gomer e le 10 nazioni, ma è seguito anche dagli islamici. Infatti le 10 nazioni qui diventano secondarie e si vede che a loro neanche loro gli interessa molto. Però Iran, Libia, Etiopia, Turchia gli interessa moltissimo, citate una per uno. Mm-hmm. Quindi l'invasione di Armageddon da parte di Anticristo e i suoi seguaci io la vedo spinta moltissimo dagli islamici, come in Zaccaria 14 vediamo che la prima cosa che fanno vanno a Gerusalemme a violentare le donne. Zaccaria 14, 1, 2 e 3. Quindi questi sono gli islamici, chi è nel mondo, chi sono i soldati, gli eserciti, che la prima cosa che fanno è violentano le donne? Gli islamici. Ecco, sì, questo sì, nel Corano, sì, sì, possono farlo, perché le donne lo già stanno facendo. Sono le loro schiave, lo fanno anche senza bisogno di guerra. Sì. Va bene? Sì, va bene. Allora, credo che Ezechiele 38 continua con un altro soggetto qui. Fino adesso sono state le nazioni che seguono l'anticristo. Forse prima di andare al prossimo passo possiamo fermarci? Ci fermiamo qui per oggi e poi continuiamo un'altra volta? Sì, questo qui è durato mezz'ora e la storia continua, però il nostro tempo alla radio è finito. Sì. Quindi vi invitiamo, fratelli, a seguirci. Cercheremo di continuare settimana prossima, o sabato o domenica, vedremo. Mm-hmm. Vediamo, cerchiamo di fare il più possibile, però abbiamo così tanto materiale che è da condividere con voi, compreso testimonianze, le guarigioni, gli audio che i fratelli ci mandano. Sì, però è bene studiare con calma per capire bene, quindi non dobbiamo fare in fretta. Sì, come vedete qui sto andando a passi di tartaruga. Mm-hmm. Va bene, sto cercando di... Cioè, se dico che Magog è la Russia, cerco di appoggiarmi su enciclopedie secolari, così che non dovete credere solo a fratello Giuseppe. Mm-hmm. Capito? E quindi anche Togarma, che ci sono queste false interpretazioni che Togarma è Magog e che
Erdogan sarebbe l'anticristo, queste cose sono sbagliate. Lui è anticristo, non c'è dubbio, va bene, che seguirà l'anticristo Togarma a Turchia non, è profetizzato, ma non è Magog, d'accordo? Infatti dice che i 10 l'Europa, le 10 nazioni d'Europa daranno potere all'anticristo. Certamente l'Europa non eleggeranno Erdogan a essere loro leader, che lo vogliono scomunicare invece, che sono lì a ferri corti con tutti, con la Germania, con l'Italia. Questo qui è lì tutti i giorni a litigare con l'Europa. Non sappiamo neanche se questo qua perdurerà. Magari il diavolo ne sceglierà uno magari più furbo di lui. Allora, va bene. Siamo arrivati a verso 7. Sì. Qui c'è molta strada ancora da seguire, da fare, tutto il capitolo del 38 e poi ci sarà il 39. Nel frattempo, fratelli, vi incoraggio a studiatevi bene i due capitoli, va bene, così che quando torniamo a riunirci, sabato o domenica, vedremo, e possiamo andare veloci, va bene. E nel frattempo mandateci commenti, scriveteci. Angela è perfettamente allerta, i suoi binocoli puntati, puntatissimi, sui vostri email. Come? Sì. Ho un paio di binocoli, sì. C'è anche il binocolo? Sì, sì. Sei pronta sempre, per la... sempre guardo the birds, gli uccelli. Infatti Angela mi ha detto, se per così abbiamo soldi per comprargli un paio di binocoli. Ho detto faremo possibile. Vuole, detto che per il tempo della fine vuole un po' di binocoli. Yeah. Cosa devi fare, Angela? Non lo so, però era una buona scusa, perché adesso li uso per guardare uccelli quando vado così per un passaggio per pregare. Quindi era una scusa al tempo della fine. Ah, tu quando preghi vai con i binocoli a guardare gli uccelli? Good. Yeah, it's beautiful. Va bene, non mi dico, non it's disfruta. Really beautiful. And the clouds and the rainbow. Yesterday the rainbow, it was beautiful. Ah, guardi anche le nuvole con i binocoli. Yeah. Dio ti benedica, Angela. Però non si vede il paradiso, sai. Beh, quello devi guardare nel tuo cuore. Yeah, I know. L'unico posto a vedere il paradiso oggi è nel nostro cuore, nei cuori dei fratelli, quando diamo amore. Amen. Che il paradiso è nell'amore. Amen, amen. Allora, va bene, ci fermiamo qui allora. Sì, ci fermiamo qui per oggi. Fratelli, vi abbracciamo e vi ricordiamo che... cominciando dal 25 di marzo, quando la ora cambia in Italia, le dirette cominceranno alle ore 15. Allora, il prossimo sabato, il 24 marzo, cominciamo alle 2 del pomeriggio. Domenica, il 25 marzo, cominciamo alle 3 del pomeriggio. Quindi scrivetevelo per cortesia e ripeti, Angela. Marzo 24, sabato, cominciamo alle 2 del pomeriggio. Sabato alle 2? Sì. Sabato, domenica? Domenica 25 marzo, cominciamo alle 3 del pomeriggio. Quindi in un fine settimana due orari diversi. Sì. Alle 2 e poi alle 3. E le repliche sempre alle 8 e mezza di sera. Benissimo. Io penso che sia stato esauriente. Io sono abbastanza esaurito, quindi possiamo... breakdown. No, you're not in a breakdown. Andiamo a prendere... Non ti ho visto mai in breakdown. Un po' di fiato. Sì, ma devo prendere fiato anch'io. Sì, 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 sì. Grazie Gesù. Fratelli, Dio vi benedica. Vi abbracciamo forte e aspettiamo le vostre domande, specialmente sull'Ezechiele 38, se dobbiamo chiarire qualcosa. O scriveteci quello che avete nel cuore. Sempre ci fa piacere ricevere notizie da voi. Benissimo. Dio vi benedica. Va bene, le domande da chiarire, le cose che abbiamo già insegnato. Le cose che insegneremo, aspettate che le insegniamo. No, possono chiedere anche su quello. Anche su quello? Ma certo. Quelle domande sono quello che vogliono loro. È doppio lavoro per me, però. Sì, tu sei lì, tranquilla. È così. D'accordo. Un bacio, un abbraccio. Dio vi benedica. Da parte mia e da parte di? Di Angela. Angela. E di tutti noi. E Gabrielino. Ciao. Amen. A tutti. Ciao, fratelli. Ciao, Dio vi benedica. Ah, ciao. Bella. Dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni del
le tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Dio, avrò cura di te. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.